piccole imprese globali, una comunità locale costruisce servizi per le famiglie. È un libro a cura di Gino Mazzoli e Nicoletta Spadoni. Noi siamo in compagnia proprio di uno dei due curatori, Giulio Mazzoli. Ci aiuti un po' a sfogliare questo libro e qual è l'obiettivo che si è posto, curandolo ovviamente? Quello di resocontare un'esperienza di 13 anni di lavoro con 600 famiglie che nel distretto di Scandiano, nella provincia di Reggio Emilia, hanno allestito in cooperazione con le istituzioni, ma che oggi gestiscono in autonomia, numerosi servizi alla persona, a partire da delle disponibilità di famiglie che non erano quelle solite che fanno volontariato, che prendono minori in affitto, ma proprio le famiglie qualsiasi che all'inizio esibivano solo la mancanza di tempo, insomma. Che cosa è emerso da questo libro, da questa ricerca? Ma il libro è un libro documentario, nel senso che racconta l'ipotesi che avevamo all'inizio, cioè l'idea che le famiglie sono anche delle risorse, quindi ci sono delle risorse carsiche nel territorio, al di là del fatto che ci sia meno partecipazione politica, eccetera. Sono risorse che vanno però avvicinate con degli strumenti adeguati, quindi bisogna avvicinarle, soprattutto in questi tempi di crisi dove aumentano le vulnerabilità e le povertà. Le persone del ceto medio impoverito hanno vergogna di dire che sono in difficoltà, per cui bisogna avvicinarle con modalità che non siano di assistenza, di terapeuticità, ma dei discorsi relativi al vivere comune. Poi in questi gruppi sono manifestate molto delle difficoltà, dei drammi anche personali che non sono stati gestiti terapeuticizzando le persone, ma costruendo, diciamo così, dei manufatti sociali che sono i progetti che le famiglie hanno messo in piedi. In che modo la famiglia riesce ad essere appunto una risorsa per la società? Trovando dei luoghi, dei momenti di cooperazione intorno agli oggetti della quotidianità, il bilancio familiare, l'educazione dei figli, la gestione dentro la scuola, delle gite scolastiche, dei voti, ogni occasione, penso anche ai servizi dei sindacati, ogni occasione di incontrare i cittadini, se ho in testa l'ipotesi di queste persone che faticano a chiedere, sono tutte opportunità per rilevare con discrezione queste difficoltà. Piccole imprese globali, una comunità locale costruisce servizi per le famiglie. A cura di Gino Mazzoli e Nicoletta Spadoni, Franco Angi, editore, 324 pagine.